un esempio per tutti noi. Nasce la Conferenza Nazionale sulle Infrastrutture, obiettivo migliorare il sistema, con il confronto specializzato anche internazionale. Giovanni Nicoletti. Dagli aeroporti alle politiche urbane, dall'autotrasporto alla mobilità sostenibile, fino ai porti e alla navigazione, nasce la Conferenza Nazionale sulle Infrastrutture e i Trasporti, 5 tavoli tematici per sviluppare strategie e azioni del governo. Il primo incontro, il 20 e 21 marzo, riguarderà il rilancio del trasporto aereo, un settore che da solo vale oltre 3 punti e mezzo di PIL. Attorno a un tavolo siederanno i rappresentanti del governo insieme a ENAC, ENAV, ma anche grandi imprese come Leonardo e Ferrovie dello Stato e i gestori degli aeroporti. Ogni incontro sarà preceduto da una consultazione pubblica online dal sito del Ministero Infrastrutture. Nei prossimi anni ci sarà un'enorme evoluzione nel trasporto aereo. Si parla addirittura di un raddoppio del numero di passeggeri. Ci sono alcune cose in particolare, secondo me, molto importanti. Innanzitutto, rivedere il piano nazionale degli aeroporti. E ancora bisogna aggiornare le linee guida per lo sviluppo di nuove rotte da parte dei vettori. Un enorme